Digitalizzazione, trasparenza, semplificazione nel nuovo codice degli appalti che fissa le regole per le gare d'appalto della pubblica amministrazione. Ma ci sono ancora questioni aperte da approfondire. La SASI, a tal proposito, ha organizzato una giornata di studio. Gianfranco Bastarebbe. Abbiamo voluto organizzare questo incontro innanzitutto per fare chiarezza a noi stessi, che negli ultimi tempi, come ben sapete, stiamo appaltando tante cose, e in più per dare un servizio anche ai nostri soci che lo riguardano ancora con maggior propensione questi aspetti. L'argomento è stato affrontato in vari aspetti. Al nostro microfono Carlo Saltelli, presidente di sezione del Consiglio di Stato. Lei ha partecipato alla stesura di questo nuovo codice degli appalti. In breve, se si può, quali sono stati i principi che hanno ispirato appunto questo nuovo codice? Dunque, i principi sono stati essenzialmente quelli della semplificazione e della sistematizzazione di una disciplina normativa che era abbastanza farraginosa e confusa. Quindi l'obiettivo è quello di consentire agli operatori del settore di avere un punto di riferimento certo, fermo, e che sia quanto più semplice, facilmente consultabile e non suscettibile di crescita. E c'è una novità, l'importanza che si dà alla formazione. Sì, forse per la prima volta questo codice si preoccupa di fissare in una norma il principio secondo cui i funzionari pubblici devono essere costantemente formati e aggiornati. Questo d'altra parte risponde proprio a quell'esigenza di dare contenuto al principio di risultato e di fiducia. Non ci può essere conseguimento di un risultato effettivo e non ci può essere fiducia tra amministrazione e operatori del settore se il personale che deve condurre queste procedure non è formato e aggiornato. Nell'incontro coordinato da Antonio Amicuzzi sono intervenuti Giovanni Grasso e Stefano Fantini, consiglieri di Stato, Domenico De Falco del TAR Campania, e da remoto è intervenuta Elena Tomassini, consigliere della Corte dei Conti. Avvocato Fausto Troilo, un incontro con importanti relatori, si parla del nuovo codice sugli appalti, ma ci sono molti aspetti da chiarire, come quelli che lei ha affrontato nella relazione. Sì, è un codice che ha acquisito efficacia a luglio dell'anno scorso, quindi non è trascorso neppure un anno, e quindi i dubbi interpretativi e applicativi ci sono e come dire, incontri come questo di oggi sono la sede migliore per tentare di dipanarli o comunque per tentare di fare chiarezza su aspetti che in un certo senso devono essere ancora affrontati, o meglio devono essere chiariti, perché ad oggi le interpretazioni non sono univoche ma è una condizione naturale, perché il tempo trascorso dall'entrata in vigore, o meglio ancora dall'efficacia del codice, è ancora poco.